Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Kamado. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati quando pubblicherò un video nuovo. Oggi voglio mostrare come ho realizzato l'immagine che mi è stata utile nel progetto Tecnica senza pirografo. Allora, ho utilizzato in questo caso, come già avete visto, Photoshop. Prendiamo un'immagine di primo piano per catturare tutti i dettagli, perché in immagini di primo piano è possibile catturare tutte le linee e i contorni che ci servono per il nostro progetto. Ovviamente questa tecnica può essere utile anche a chi usa il pirografo come maschera di guida. Allora, la prima cosa da fare è trasformare l'immagine da colore a bianco e nero, quindi CTRL, SHIFT e tasto U. Fatto questo, andiamo a utilizzare il filtro da galleria, schizzo, effetto fotocopia. In questo caso già ce l'aveva dato. Ok. Mettiamo a schermo i dettagli, cioè l'immagine che andremo a modificare e lavoriamo su questi due parametri. I dettagli lasciamoli a 24, perché maggiori sono i dettagli, maggiore sarà l'effetto. Una volta realizzato il nostro progetto, lavoriamo invece sulle aree scure. Io ho utilizzato i 5. Per le aree scure intendiamo quelle che sono queste linee, quelle che poi alla fine andremo a vedere sul legno. Quindi, minore è il valore, minore saranno le aree che andremo a trasferire sul legno. Maggiore invece sarà il valore e maggiore sarà l'effetto. Però, se vedete, andremo ad avere un effetto molto sporco. Quindi io, sinceramente, in questo caso, nel mio caso, lascio a valore 5. Ok. Se per qualche motivo vi doveste vedere l'immagine in negativo, cioè in nera con le linee bianche, dobbiamo andare a invertire l'immagine con il tasto CTRL A. In questo modo l'immagine l'andremo a vedere come la sto vedendo adesso io. Il lavoro non è finito, dobbiamo andare a lavorare sui livelli, CTRL L. Questo passo è importante per eliminare quelli che, come abbiamo detto prima, diciamo è la parte sporca, quella che non vogliamo che sia trasferito sul legno. Infatti, parlando del soggetto, mi riferisco a queste aree scure. Quindi, tenendo questo qui al centro, andremo a modificare questo valore qui alto, finché non vediamo che l'immagine sia pulita, bianca. Ovviamente qui comunque entra in gioco anche i nostri gusti personali. Diciamo che in questo modo a me piace e lascio così. Ok. Poi andiamo a prendere la gomma e cancelliamo le aree che non serviranno per il nostro lavoro. Tolgo anche il cuore, non ho visto il cuore, a me fa bisogno. Ecco fatto, il lavoro è finito. Se vogliamo utilizzare, come ho detto prima, questa immagine come maschera pilota per il nostro pirografo, la possiamo rimanere anche così. Viceversa, se la vogliamo trasferire su un supporto di legno, dobbiamo invertire, cioè capovolgere, diciamo così, l'immagine. Quindi andiamo sulla rotazione immagine, rivertiamo il quadro in modo orizzontale. In questo modo, quando andremo a mettere questa immagine sul foglio di carta, una volta tolta la carta, vedremo l'immagine nel messo corretto. Vi lascio a voi una buona giornata e un buon lavoro. Non dimenticate di condividere questo video e di rimanere un bel like. Arrivederci.